Bentornati amici di Obiettivo News, siamo qui oggi con l'assessore alle politiche sociali del comune di Quarnier, Elisa Troglia, l'assessore all'istruzione e alla cultura, sempre del comune di Quarnier, Laura Ronchetto Silvano, e con Laura Lorenzini, presidente dell'associazione Gemelli ADHD di Forno Canavese. Siamo qui oggi per anticipare quella che sarà un'iniziativa voluta dall'amministrazione comunale di Quarnier e dall'associazione ADHD per far conoscere questa associazione, questo disturbo alle persone. Dunque, inizierei con te, Elisa, anticipandoci, parlandoci di quello che è l'ADHD. Allora, l'ADHD è un disturbo del neurosviluppo che si diagnostica tendenzialmente in età prescolare e scolare. Può presentarsi con altri disturbi come il disturbo dell'apprendimento, il disturbo cognitivo provocatorio e il disturbo della condotta. Ha tre sottotipi principali: una manifestazione combinata, quindi disattenzione e iperattività, una manifestazione con disattenzione predominante e una manifestazione con iperattività e impulsività predominante. I bambini arrivano alla diagnosi perché spesso sia la famiglia che la scuola osservano dei comportamenti sia di disattenzione sia di irrequietezza e di impulsività, per cui i bambini vengono descritti come incapaci di mantenere l'attenzione nel lungo termine, quindi non riescono a terminare compiti molto lunghi, tendono a distrarsi facilmente dai rumori, dalle chiacchiere dei compagni, oppure nella forma di iperattività e impulsività non riescono a stare fermi, fanno fatica a mantenere il proprio turno, interrompono gli altri durante la conversazione e quindi hanno una difficoltà, si dice, di inibizione della risposta, soprattutto di tipo motorio. Il trattamento avviene solitamente dopo una diagnosi effettuata da un'equipe multidisciplinare, è un trattamento a più livelli, cioè che coinvolge il bambino con una psicoterapia di solito di tipo cognitivo-comportamentale, la famiglia con un parent training e la scuola con il supporto nell'apprendimento e nell'acquisizione di una serie di strategie come problem solving, pianificazione e organizzazione dei dati, ma anche rivolte a quelle che sono le acquisizioni delle abilità sociali e dell'autoregolazione emotiva. Questi bambini sono quindi dei bambini che hanno bisogno di un sostegno, quindi a livello psicoterapeutico, quindi sono bambini anche magari dislessici, con disturbi specifici dell'apprendimento. Qui abbiamo Laura Lorenzini, che è presidente dell'associazione appunto Gemelli ADHD. Se vuoi raccontarci come è nata questa associazione, perché è nata e la tua esperienza rispetto a questo disturbo. Sì, io sono la mamma di due ragazzini di 14 anni, Alessio e Matteo, entrambi sono ADHD con comorbidità differenti fra di loro. Alessio ha un ADHD di tipo combinato, ha un disturbo positivo provocatorio importante e un disturbo iperansioso. Matteo invece ha un disturbo prevalentemente disattentivo e un disturbo anche lui iperansioso. Abbiamo ricevuto la diagnosi 4 anni fa nella Regione Veneto. E diciamo che la nostra associazione nasce durante il primo lockdown. Insomma, siamo nati un po' così per gioco, perché i miei figli hanno voluto creare una pagina Facebook, appunto Gemelli ADHD, dove registravano inizialmente dei video per far sentire meno soli gli altri bambini durante questo periodo già molto difficile. E poi la situazione ha preso piede, perché siamo diventati un gruppo Facebook, dal gruppo Facebook siamo diventati un sito internet, i professionisti hanno iniziato a contattarci per poter offrire il loro supporto, materiali gratuiti che sono stati inseriti nel sito, abbiamo creato una rivista digitale, Cambiamenti, che ogni mese può essere scaricata, dove i nostri professionisti scrivono articoli di informazione gratuita, e a quel punto lì ovviamente l'associazione è diventata a tutti gli effetti attiva sul territorio proprio. E attualmente è naturale, un po' con il Covid purtroppo non abbiamo fatto e non abbiamo potuto fare tutto ciò che volevamo, specialmente nel territorio. Lavoriamo soprattutto online, offriamo il nostro supporto
alle famiglie con percorsi di parent training, agli insegnanti con percorsi di teacher training mirati, a professionisti che vogliono comunque approfondire le tematiche loro stessi su questi disturbi, serate di informazioni gratuite, sportelli d'ascolto, ecco, laboratori per bambini. Però tutto questo, insomma, ci piacerebbe adesso portarlo nel territorio finalmente. Mi ha incuriosito una cosa che hai detto, la regione Veneto. Come mai da regione Piemonte, non solo tu, comunque tante famiglie che sono interessate da questa problematica devono andare altrove per ottenere una diagnosi che effettivamente, o comunque un percorso terapeutico che spetta di diritto a questi bambini e a queste famiglie? Purtroppo i tempi alle volte sono un pochettino lunghi, quindi molte famiglie non hanno magari la possibilità o di aspettare le tempistiche dell'ASL locale o di avere magari delle diagnosi privatamente. Quindi ci sono comunque dei centri in Italia abbastanza famosi, abbastanza importanti, che con dei ricoveri hanno la possibilità di darti una diagnosi in tempi abbastanza veloci. Ad esempio io per i miei figli ho sempre saputo che comunque ci fosse, tra virgolette, qualcosa, però è naturale che le maestre magari ti dicevano una cosa e i parenti ti dicevano ma no, è solo un pochettino vivace. Alla fine, a cavallo tra la primaria e la scuola secondaria, ovviamente i campanelli erano un pochettino troppi e quindi abbiamo dovuto decisamente velocizzare i tempi, proprio poi per dedicarci anche alle giuste terapie e ai giusti strumenti compensativi e dispensativi poi nella scuola secondaria di primo grado, anche perché Alessio ha attualmente proprio un piano educativo individualizzato, quindi con un insegnante di sostegno. Matteo ha un piano didattico, perché ovviamente il disturbo è meno importante, però ovviamente la scuola si è mobilitata subito e ha offerto comunque tutto ciò che era necessario per essere comunque a pieno ritmo con la loro classe. Al di là comunque della diagnosi, ci vuole anche bisogna anche trovare, avere la fortuna di trovare anche degli insegnanti che dall'altra parte sappiano anche coinvolgere questi ragazzi, che sappiano apprezzarli veramente. Certo. Tu, essendo che sei dentro questo problema, cosa ti senti di consigliare ai genitori che magari si trovano anche alle volte, magari hanno anche paura di dover affrontare un determinato percorso terapeutico, diagnostico? Purtroppo, secondo me, su questo tipo di disturbi c'è ancora poca informazione. Alle volte c'è anche un'informazione distorta, perché parliamoci chiaro e tondo, anche veramente i social molte volte sono utili, ma molte volte quando andiamo a parlare di argomenti specifici di cui dovrebbe parlare semplicemente un professionista e nessun altro, si crea comunque confusione. E quindi sicuramente mi rendo conto quando il telefono suona 20-30 volte al giorno perché ti chiedono informazioni, non sanno dove sbattere la testa, che purtroppo molte famiglie veramente navigano ancora in acque alte, ecco, perché comunque vorremmo portare più informazione, ma più informazione vera, è quello il fatto, non l'informazione che posso leggere in autonomia, non l'informazione che posso sentire da un'altra mamma, perché comunque ogni bambino ha sé, ogni situazione ha sé. Quindi sicuramente ci vorrebbe più formazione all'interno delle scuole, proprio per aiutare nell'ambito scolastico, ci vorrebbe più aiuto per le famiglie, perché comunque devono essere supportate, non devono sentirsi mai sole sicuramente, e anche più professionisti, specialmente nel nostro territorio, perché comunque noi come associazione ormai siamo conosciuti a livello nazionale, ma facciamo ancora fatica ad avere dei professionisti nel territorio, ecco, quindi la nostra idea è proprio questa. Ricollegandoci al discorso del territorio, cosa vuole fare la vostra associazione? Quali sono i progetti futuri che poi coinvolgono anche il comune di Quernier? Sì, allora, portare tutto quello, dicevo, che abbiamo fatto online finalmente sul territorio. Quindi la nostra idea sarebbe quella di avere una parte più ludica per i bambini, quindi con la creazione di una biblioteca ludoteca, che ovviamente sarà sempre mirata a dei giochi prettamente educativi che vadano a stimolare quelle che sono le funzioni esecutive e andare comunque a creare un potenziamento per i bambini laddove manca. Avere un aiuto compiti pomeridiano con
educatori ovviamente specializzati e poi poterci finalmente dedicare alle famiglie, alle scuole e ad altri professionisti con dei corsi specifici, delle serate e anche delle giornate di informazione come sarà quella del 4 di giugno. 4 di giugno presso l'auditorium della manifattura di Quarnier si terrà un incontro voluto dall'amministrazione comunale e dalla vostra associazione appunto per spiegare maggiormente quello che è qual è il mondo ADHD. Per questo mi rivolgo all'assessore alla cultura e all'istruzione del comune di Quarnier. Come mai il comune, l'amministrazione comunale Quarnier appunto si è interessata ed è entrata a far parte di questo progetto molto importante e lodevole del territorio? Allora, noi abbiamo conosciuto Laura quest'inverno e siamo stati travolti dal suo entusiasmo e soprattutto colpiti dal fatto che questa associazione sia nata in tempo di lockdown, quando invece tutte le altre associazioni sono andate in stand-by. Invece loro hanno avuto questa grossa forza e si sono ampliati così tanti online da coprire tutto il territorio nazionale. Quindi abbiamo accettato questa richiesta di locali a disposizione per questa associazione. Stiamo facendo un'indagine sul territorio per capire quali possono essere locali idonei per un progetto di questo tipo in maniera temporanea, perché comunque il nostro progetto e avere un polo socioculturale presso l'Istituto Salesiano. Abbiamo partecipato ad un bando del PNRR e speriamo nei prossimi anni di portare a termine questo progetto, dove ovviamente saranno coinvolti anche i gemelli ADHD. Quindi diamo appuntamento a tutti coloro che vogliono avvicinarsi e capire meglio conoscere l'associazione ADHD, il disturbo appunto da deficit dell'attenzione e dell'iperattività per sabato 4 giugno dalle 9 presso l'auditorium della manifattura di Quarnier. Ringraziamo le nostre ospiti e vi diamo appuntamento ad una prossima puntata.